Un cordiale saluto ai telespettatori di Gilda TV, un nuovo incontro sulla didattica della filosofia. L'argomento che vorremmo affrontare oggi riguarda la programmazione della disciplina, soprattutto per quanto concerne gli ultimi due anni, in relazione al cambiamento del quadro orario che ha interessato la disciplina a partire dalla famigerata ormai riforma Gelmini, che ha creato una situazione differenziata nei diversi percorsi liceali. Perché al liceo scientifico la disciplina è stata addirittura aumentata di ore, 3 ore alla settimana per ogni anno di corso, sacrificando invece la storia, una scelta per certi versi discutibile, e il problema grosso per i docenti dello scientifico, e non solo dello scientifico, è quella di strutturare la programmazione di storia con sole 2 ore a settimana anche in quinta, il che è molto difficile, che forse dovrà essere oggetto di una riflessione a parte. Ma in altri indirizzi liceali, a cominciare dal liceo linguistico, la filosofia è stata decurtata di 1 ora alla settimana, per cui al posto delle classiche 3 ore in quarta o quinta se ne fanno solo 2 alla settimana, con un problema di riconsiderare l'intera programmazione al di là delle osservazioni critiche che si possono rivolgere nei confronti di questa decisione. Qual è l'impostazione da cui si deve partire? Sarebbe necessario che gli studenti uscissero dal percorso liceale con un'idea novecentesca della disciplina. Non possono fermarsi solo con un solo autore del Novecento e avere della disciplina un'idea ancora legata a un'impostazione del XIX secolo. Non va bene, non hanno la minima idea di quanto la filosofia possa o non possa influire nel dibattito contemporaneo. Per cui bisogna, a partire da questi diversi quadri orari, ripensare la programmazione. Dico subito che io però non ho intenzione di fare mia una polemica, che pure circola in rete, sul fatto che la filosofia debba essere insegnata per argomenti, per problemi, piuttosto che secondo un criterio storicistico. Lo dico perché mi sembrano due impostazioni che combattono fra di loro nell'ambiente filosofico ormai in modo aspro, che si contendono posti di lavoro, cattedre universitarie, e vorrebbero egemonizzare la scuola. Ma per chi lavora nella scuola e fa l'insegnante in un liceo, ebbene, questa polemica non riguarda per nulla la scuola. Noi non parliamo di filosofia a studenti che nella maggior parte dei casi la proseguiranno negli studi usciti dal liceo, ma parliamo di filosofia a studenti che magari faranno giurisprudenza, economia, medicina, e ci dobbiamo porre il problema dell'importanza formativa per creare una cultura di base, una cultura generale che poi serva qualsiasi indirizzo si scelga di seguire. E di conseguenza, se anche si segue un percorso storicistico, che lo dico subito, è quello che io prediligo, non vuol dire unicamente confrontarsi con un passato sepolto, ma partire dagli autori, vedere il contributo al mondo, al dibattito della cultura in generale, per poi introdurre dei problemi che sono problemi pressanti anche nei confronti della contemporaneità. E quindi ribadisco, è molto importante che ogni volta che si introduce un autore, per quanto le sue teorie possano apparire sorpassate, il docente chiarisca il motivo per cui lo si studia, il contributo culturale e di conoscenza che si vuole dare agli alunni. Per realizzare quanto detto, cioè arrivare a trattare in modo sufficientemente esauriente la tematica novecentesca, il discrimine, per chiunque segua un normale e giusto, a mio parere, procedimento storico-filosofico, è dove inserire la discussione su Hegel, un po' una svolta dal punto di vista della narrazione filosofica. Solitamente, e ancora oggi mi capita di constatarlo quando frequento gli esami di Stato al di fuori del mio istituto, la maggior parte dei colleghi lo trattano ancora nel quinto anno. Questo comporta, evidentemente, essendo l'autore particolarmente importante, una grossa spesa di tempo a sacrificare poi gli argomenti successivi. Io ritengo e ho provato che bisogna cercare di inserire Hegel nel corso del quarto anno e bisogna partire da un presupposto che salvi la scansione storicistica degli argomenti, ma che in qualche modo rinunci a delle trattazioni che fino a poco tempo fa si consideravano fondamentali. Tenendo conto che è un quadro unitario, la conoscenza dei problemi
che serve all'alunno per approfondire e fare sempre sua un'argomentazione filosofica e capirne l'efficacia. Fare Hegel in quarta che cosa vuol dire? Vuol dire in quell'anno realizzare un terribile ponte di carattere temporale, perché si deve passare dalla fine della filosofia antica, dal periodo dell'alto medioevo, praticamente al pieno Ottocento, all'età della Restaurazione. E questo va fatto con una scansione, a mio parere, che privilegia l'approfondimento di alcune tematiche e opera dei tagli, per chi ama la filosofia, dolorosissimi. Da una parte, quindi, partire immediatamente dall'età moderna, la rivoluzione scientifica, dall'altra affrontare la tematica politica, giusnaturalistica, comunque legata all'affermazione della nuova scienza, e poi dedicarsi nell'ultima parte dell'anno ai due autori fondamentali che sono Kant ed Hegel. Ovviamente bisogna arrivare ad un'assoluta riduzione dei contenuti, senza per questo renderli banali. La mia proposta nel caso di Hegel è quella di salvare l'introduzione generale, la critica al dualismo kantiano, il concetto di spirito, la concezione monistica della realtà e l'introduzione articolata del concetto di dialettica, che poi viene recuperato nel quinto anno, e limitare, pur dando l'idea del sistema, le figure da trattare poi nella loro particolarità. Io ho deciso con un certo dolore di eliminare la trattazione della logica, di partire dalla considerazione della figura servo-signore nella fenomenologia e fare esclusivamente lo spirito oggettivo. Si trattano argomenti fondamentali, quello della natura umana, il problema che ai ragazzi interessa molto, che Hegel affronta in quel caso, del perché le relazioni umane in quasi tutte le civiltà si sono impostate sul piano dei rapporti di forza e quindi della risoluzione violenta dei conflitti, e come l'introduzione del diritto risolva, secondo Hegel, nel corso della storia o cerchi di risolvere questa conflittualità endemica nella società umana. E poi per affrontare appunto la tematica del diritto, della società civile, dell'economia, che forse è quella in cui maggiormente Hegel si mostra un grande filosofo sul piano sistematico, ma anche capace di dare contributi per quanto riguarda riflessioni specifiche. Ovviamente poi lo spirito assoluto va trattato in modo più breve, in particolare la relazione religione e filosofia, per permetterci poi nel quinto anno di passare agli autori successivi. Nel caso del liceo scientifico questa scansione è agevole, pur con i diversi tagli. Nel piano del liceo linguistico comporta, come dicevo, una drastica riduzione delle tematiche se le si vogliono affrontare con loro profondità. In quinta cosa si fa? Nel liceo scientifico, se si parte da post-Hegel, c'è la possibilità di realizzare un programma realmente interessante, per cui si può arrivare a trattare l'inizio del Novecento a gennaio e non fermarsi ai consueti nomi che potrebbero essere Heidegger, Freud o l'inizio dell'epistemologia contemporanea, ma trattare, come io sono riuscito a fare, Wittgenstein, Popper, tutta l'epistemologia, Lakatos, Kuhn, Feyerabend anche, e nello stesso tempo, perché secondo me questo è importante, parlare anche in parte della corrente dell'ermeneutica, è quella che si oppone o in qualche modo si considera una corrente di riflessione alternativa al dominio dell'ambito analitico epistemologico. Lo dico perché secondo me gli studenti non devono aderire ad una teoria o ad un'altra, non hanno gli elementi di giudizio, probabilmente non li abbiamo neanche noi insegnanti. Di fronte a una polemica storiografica la devono conoscere, devono saperla riportare, devono capire la rilevanza di quella polemica per la comprensione del mondo contemporaneo, e più avanti eventualmente negli studi universitari si faranno un'idea della loro efficacia. Dico, chiudo con una nota pessimista, al liceo linguistico dove ci sono solo due ore e dove pure io insegno, e lì la situazione è molto difficile, non si riesce ancora a trovare una sorta di quadratura per arrivare a fare importanti tematiche del Novecento in uno spazio orario così ridotto. Lì, per forza di cose, bisognerà ricorrere a
una struttura non modulare che secondo me non è efficace, ma che isola alcuni problemi e quindi almeno il Novecento lo fa non per autori, ma per tematiche. Quali sono le difficoltà che incontrano gli studenti in questo percorso? Ma la difficoltà non c'è sul piano della relazione didattica, è sempre quella. È evidente che la difficoltà maggiore, ricordiamoci che parliamo non di una disciplina in qualche modo da inculcare, ma di dare loro un contributo formativo e soprattutto mettere loro in grado di affrontare un'argomentazione filosofica, la riduzione di tempo fa sì che lo scambio dialogico, il momento in cui loro ripropongono sul piano dell'osservazione e del dialogo quanto hanno appreso, si riduca sempre di più e l'impossibilità per loro di affrontare con sistematicità, con un dialogo continuo, è quello che più poi li penalizza sul piano dei risultati, della loro convinzione o soddisfazione personale. D'altra parte a loro interessa il confronto, interessa giustamente anche un po' l'aspetto polemico, quindi sacrificare troppo i contenuti e focalizzarli su singole cose svilisce poi la ricchezza della disciplina anche ai loro occhi e diminuisce il loro interesse nel partecipare, nell'apprezzare, nell'approfondire una polemica. Quindi l'idea è quella della risposta, come impostare poi le verifiche, come fare in modo che loro possano parlare tanto, perché è quello che a loro serve per migliorarsi, perché non si tratta solo di comunicare un sapere, ma il sapere viene sempre comunicato, l'abbiamo detto in altri casi, quindi non mi sto a ripetere, attraverso una continua sollecitazione.